Allora concludo rispondendo al signore che mi aveva detto del cane sensibile. Il cane sensibile è un cane che sicuramente ha un a livello, è come le persone, perché noi per avere dei riflessi dobbiamo guardare bene il concetto che hanno i cani e che hanno le persone. Siamo identici, chiaramente diversi, ma siamo identici, stessi comportamenti. La persona che ha sensibilità o il cane che ha sensibilità ha una marcia in più, ha. Se partiamo dal presupposto iniziale, finché il piccolo ha qualche problema in più, perché se lo castighi non lo riceve, lo devi ascoltare. Se ci sono 10 emanazioni, le incontra tutte e 10. Le ferma tutte e 10 e non riesce a distinguere l'emanazione. A quel punto però c'è la mano dell'uomo, se no io non servirei a niente. C'è la mano dell'uomo, tu devi far distinguere il cane, far discernere. Quali sono gli odori da tenere in considerazione e quali no? Questa è la vera distinzione. A quel punto, quando sei riuscito, il passaggio non si fa come lo sto dicendo, c'è il suo tempo da lavorare, però nel momento in cui il cane lo capisce, questo è un passaggio che ti risolve tantissimi problemi. Uno dei problemi che hanno, ad esempio, i cani sensibili è legato al fatto che spesso non guidano. Non fidano e non guidano, quasi mai. Tutti i cani che hanno grande potenza di naso, di norma non guidano e non fidano, che sono due cose distinte. Il cane fila nel momento in cui va in emanazione, fila sull'emanazione, la prende e si porta sul serbato. Questa è la che guida, invece il cane che arriva sulla pastura automaticamente dalla pastura si porta sull'animale. Questa è la cosa. Però questo tipo di cani di norma non fa né l'una né l'altra, naturalmente. Tendono a star fermi, aspettarti, e poi tu li inciti, spesso anche incitandoli non lo fanno. La soluzione è quella di incentivarli, ci sono, credo, varie tecniche, io parlo sempre per le mie esperienze, ultimamente, ad esempio, ma già perché lo facevo con altri cani, ultimamente io uso una Cavalier King, non so se si è vista nelle foto, però io ho questa Cavalier King che lei chiaramente non ferma, però ha un naso strepitoso, di conseguenza quando un cane va in ferma, solo che lo veda fermo, che sente il bipper, se non sono pronto a legarla, allora la lego e con uno sparo la faccio guidare davanti al cane giovane. Automaticamente il cane, una volta, due volte, tre volte o cinque che ci siano, il cane inizia a guidare, quando inizia sei già arrivato, perché in breve lo fa. Questo, accoppiare due cani che hanno questi particolari tanti doti, sicuramente il risultato nei figli si ottengono sicuramente cani sensibili. Con i cani, diciamo, testoni, per dire in gergo, il cane testone è proprio solo cani testoni da. E lavorare un cane testone è una cosa difficile, ci vuole tanto tempo. Non quasi mai arrivi al risultato al 100%, non ha senso dedicare tutto quel tempo, tutta quella fatica per poi non arrivare mai a un risultato che è ottimale. Magari è buono ma non è ottimale, tanto vale puntare su un cane che sei sicuro ci metterà, qualche cane ci mette qualcosa in più, qualcosa in meno, spesso sono fra maschi e femmine ma non è una regola, ho visto maschi molto giovani fare prima delle femmine e viceversa. Sicuramente sono delle... Il timido lo intendi insensibile? Il timido è un sensibile, ha più sensibilità. Quindi non è negativo il cucciolo timido? No. Poi bisogna anche partire dal presupposto, parlo sempre tornando ai 4 mesi che dicevo prima, che io il cane l'ho visto nascere, l'ho portato a 4 mesi, l'ho visto per tutti i 4 mesi, ho la coscienza di cos'è quella timidezza. Non è una timidezza data da... Da paura. O da pazzia. Una timidezza seria, intelligente, perché è sensibile, capisce prima, capito? Quello è il cane che sicuramente merita essere scelto. E quando si fa la cucciolata, secondo me, tanto il maschio che la femmina devono avere queste basi. Che queste sono naturali, cioè che l'uomo poi abbia messo la mano per migliorarlo, per renderlo perfetto nella caccia, nella ricerca, nella guidata, nella filata, sicuramente perché è il compito di chi lavora è il cane. Però nel momento in cui io devo scegliere, scelgo fra quei cani e sicuramente il risultato c'è. Questa è, secondo me, la strategia migliore da seguire.